Forse ci siamo. Stop la musica. Buon pomeriggio. Forse ci siamo, ragazzi, perché Un cordiale saluto ai nostri telespettatori da Gianfranco Mazzoni e da Ivan mentre Capelli. c'era il pre-live mi sono dovuto allontanare, va bene? Cose. Buon pomeriggio, signori Gianfi, Sisafi. Ok, facciamo sfogare tutti i vostri bollenti spiriti. Andiamo. L'altra lacuna. Grazie alla loro figa. Oggi divento zia 2 volte. Me lo mandi lo io? Come sono? Molly? Allora, cos'è sta storia di 2 volte? Cioè, allora, 2 volte nello stesso giorno già sei... Allora, Molly, che intanto auguri, Molly. Ti mando quel cazzo che vuoi, va bene? Quando salgo su ti porto un... Mi chiamano? Non lo so, potrebbe esserci un po' di allontanamento. Non capisco, sento urlare mia madre. Vabbè. Vinsero battaglie Il secondo... grazie alla loro figa. Finita. E accent grave il secondo nipote. Come l'ha detto, che auguri, Mollica, quindi per il secondo nipote consecutivo, no, per il secondo nipote, quello non sa. Ciao Caladu, allora salutiamo, salutiamo. Ciao Alan, bentornato Cala, ciao Sisa del culo. Sento rumore, Cicazzo, Cigatto, Rikishimaru, Gianfilippa, Mollica, in cui rinnovo gli auguri, sempre bella, nipote. Tu dici uno che ha odiato, odiato a mia nipote che era con me da piccola e poi no. Eccetera, eccetera. Ciao a tutti ragazzi, sono saltato qualcuno, chiedo scusa. Allora, Alan ha pure riscattato la ruota. Allora, come state, signora? Poi prima di andare a giocare faccio... Quando sali in Veneto ti tocco tutto. Faccio no, quello è disgusto, io faccio molle. Se appena c'è in Italia mettono i treni, prenoto immediatamente, va bene? Poi faccio sapere tutto faccio sapere tutto. I giorni, quasi sicuramente i giorni sono che io sarò già lì tecnicamente il 27 di dicembre e dovrei andare via o il 2 o il 3 di gennaio, quindi segnatevi questo gap temporale in cui sarò in Veneto, va bene? Sempre Covid permettendo, sempre cazzi e mazzi, vediamo come va. Ho una paura fottuta di spendere soldi e poi non partire. Speriamo invece di sì. Poi penserò a voi, a Mollica, a Daniel, vedremo cosa... Vedrò di portarvi qualcosa, lo spero ragazzi, non prendetelo come una promessa. Io cercherò di portarvi un piccolo pensierino, va bene? Soprattutto Mollica che ha supportato tanto. Passi da Modena, non lo so, si dice che se il treno passa. No, un Frecciarossa prendo da Roma a Padova, Ricky. Un Frecciarossa. Va bene. Cretino, Sto facendo. Un cigappo. Allora, mi spiace per Ricky, non passo da Modena, ma Cigatto mi ha promesso che verrà all'una di notte aspettare che io esca col treno dal traghetto a Villa San Giovanni. Quindi mi raccomando, perché io starò fermo poi a Villa San Giovanni, quel tempo che devo attaccare la motrice, quella mezz'oretta dove noi possiamo toccarci all'una di notte e fare cose zozze, va bene? Non ti ho promesso bene, ma to cazzo, va bene. Molly, io spero di esserci, te lo giuro, guarda. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Possiamo prendere i biglietti e non partire tipo donazione per evitare che Trenitalia finisca come l'Italia. No, se c'è poi qualcosa ovviamente... Signori, come state? Allora, è stata una settimana di merda, va bene? È stata una settimana pesante. Sono 4 giorni di fila con olive. Abbiamo fatto più di 500 kg di olive. Ciao, Nathan! Quindi è veramente pesante la cosa. È stato veramente pesante. Sono stanco, sono veramente stanco. Avete visto, non abbiamo fatto live minimamente. Abbiamo soltanto fatto una live martedì sera. Poi non ho più avuto la possibilità nemmeno di recuperarla. Ma
Sì, sono lì vedoli. Mio padre sta andando adesso in frantoio a fare il primo carico di 15 sacchi. Quindi sarà il primo olio. No, il primo. Siamo tra i primi, tra l'altro, perché ha detto in frantoio non c'è nessuno. Hanno aperto da poco, noi abbiamo iniziato 4 giorni. Quindi stasera porterà. Perché se ne parlerà sicuramente sul tardi. Lui va via alle 2, probabilmente adesso arriverà alle 7 e porterà l'olio. Iniziamo a travasarlo. Cala, dipende dalla zona, può essere già tardi, cioè nel senso, da noi già sono un po' più mature e stavano iniziando a cadere dagli alberi, quindi abbiamo anticipato. Di solito noi sempre dopo i morti iniziavamo, quest'anno abbiamo veramente iniziato prima. Lo puoi vendere a noi da 50 euro, quando vengo lì me lo porto, Nata, quando vengo in Veneto me lo porto, faccio una bancarella in quel di Padova, appena sceso la Freccia Rossa mi metto là e vendo l'olio. Quando vuoi, cicatto. Ma tu puoi venire a nuoto. Guarda che le avete raccolte, ricordatevi di cambiare ogni tanto l'acqua alle in Friuli non usano olio, ma solo burro. Che cazzo vuol dire? Intanto fatemi segnare i vostri punti, chi ha riscattato i punti, perché altrimenti li perdo e poi sono da voi. Allora, la riscattate, Rikishi Manzo, Cicazzo, Riki, Cicazzo, e poi Alan e Nick Mista. E poi tra l'altro Alan, qualche mattina fa ho beccato un ragazzo che faceva live di Enigmistica. Pensato subito a te. Era la settimana enigmistica. Era con la webcam messa qua che faceva le parole crociate. Prima o poi, quando non avrò proprio un cazzo da fare, ve lo porto anche io. Devo solo attrezzarmi con fare in modo che tenga una webcam qua. Mio padre l'anno scorso ha preso una scotta di olio pugliese. E l'avete già finito. Vabbè, dipende quanto si usa. Volevi portare un regalo ai Veneti, una bottiglia di olio fatta in casa per ogni persona che devi incontrare. Minchia, minchia, è arrivato. Viaggio per giocare lui la spesa. Salgo sul treno col carrello direttamente, no? Sì, non mi ricordo, allora, perché non l'ho seguito. Se lo ribecco dalla cronologia, te lo passo poi. E niente, quindi sono stanco. Oggi facciamo una live, facciamo Mario. Fanculo, che doveva esserci Sonic. Tecnicamente non c'ho voglia di bestemmiare su Sonic. Io spero una cosa, ragazzi, non ve l'assicuro. Che prossima settimana ritorniamo regolare. Non è detto assolutamente. Io ci provo a rischedulare la live, che sarà esattamente quella che doveva essere questa settimana. Quindi Sonic, Mario Tetris, Sonic, Hades e Sonic. Ma non ve lo garantisco. Tra l'altro sta capitando tutto pure nel periodo tra addobbi natalizi, che già. Dov'è? Di qua la potete vedere che sto per allestire delle robe. Quindi tra addobbi natalizi che devo mettere prima che si guasti il tempo. Le live che devo fare, le olive e la nuova grafica. La nuova grafica che sta. Questa nuova grafica sta arrivando. La nuova grafica, va bene? Sta arrivando. Sta arrivando, è molto figa. Spero che vi piaccia. A me piace un casino. È totalmente personalizzata, quindi è fatta apposta per il mio canale. Quindi non sono cose grafiche prefatte. Mi costerà un botto probabilmente. Però arrivano i badge dei sub per natalizi. Arriveranno poi le due emote nuove di Ricky. Tutto è compatto grafico, quindi dal pre-live, le webcam, schermata di gioco, il fine live, i bannerini, l'immagine sopra il lettore che non carica nessuno, ma io l'ho fatta fare, tanta roba, va bene? E poi posso tranquillamente chiudere il canale per fallimento. Quanto tasso di Sibet è presente nella grafica nuova? Zero. Un buco di culo. A doppio dei peli nascosti. Le fate sempre a sapere che ore sono. Ah, tra l'altro siamo in perfetto orario di live, vedevi. Che schifo le nuove grafiche, vogliamo Windows 98 come grafica. Mamma mia. Tra
Tanto ci torno, io torno su Discord. Stamattina potevo esserci, non c'era nessuno, non ci sono entrato. Oggi è stata una giornata relativamente tranquilla. Però ripeto, la mattina mi trovate sempre su Discord se volete joinare. Allora, intanto andiamo a fare un po' di cose e poi magari continuiamo a parlare. Andiamo a girare ste ruote e ci togliamo ste tasse che dobbiamo fare evadere, va bene? Mettiamo qua e andiamo in schermata di ruote. Tra l'altro ancora non ho fatto la schermata natalizia della ruota. Sono molto in ritardo a fare le cose. Però ripeto ragazzi, la grafica spero vi piacerà tanto. Ricky l'ha vista, lo sa. Tra l'altro Ricky non ha visto praticamente il comparto finito, quasi completo. Però, ok. Ricky l'ha vista, gli è piaciuta molto. Cesar l'ha vista in anteprima perché è mio mod. L'ha vista, voi non vedrete un cazzo fino al 4 di novembre. Segnatevi la data. Giovedì 4 novembre, che è quindi subito dopo, quando smonterò tutto questo composto di Halloween, metterò direttamente quelle natalizie, per non andarmi a cambiare per poche settimane la grafica nuovamente, che sono la versione normale e la versione natalizia. Il 4 novembre, perché il 3 lavoro, quindi non c'è nel live. Il 4 novembre grafica nuova, ok. Ale dovrebbe fare Cala, il consomme è qua, guarda, te lo faccio vedere. Il consomme è nella ruota della cena, ok. Consomme già esiste nella ruota, però hanno messo consomme, formaggio, eccetera eccetera. Sì, mettiamo la grafica questa qua. Non vedo l'ora che sia Natale, festa nazionale delle forze armate, non credo. Stamattina sono svegliato, non le 7, ho detto dormi ancora mezz'ora e mi alzo. Mi sono preso il telefono, ho messo la sveglia e ho dormito fino alle 9:50. Bravo! Aspetta, ci guarda cosa è scritto, sono molto in ritardo per la grafica natalizia. No, nel senso sono in ritardo per fare quella della ruota e non sarà fare. Nata, cosa ti sei drogato? Allora, andiamo a girare la ruota, eh? Chi era? Ricky Shimaru prima, va bene. Allora, Ricky, giriamo la ruota per te. Per questo tanto che tanto uscirà la dieta, come giusto che sia. Sì, andiamo con l'R di Ricky Shimaru e poi si... Non gira, aspetta. Cosa succede? Sì, sei frizzantino, guarda. Vediamo. Ricky Shimaru, cosa esce? Il dolce 6.000 e dopo c'era dietro. Bravo, Ricky, il dolce 6.000 cucuzze tutte per te e per i bot. Ve li do a fine live come al solito, ragazzi, perché Streamlabs non è attivo. Appena scrivo le cose ci vogliono 10 minuti per caricare. Ricky 6.000. Cigatto, ci sei? Ci sei? Andiamo, anche se non c'è c'è sempre ci andiamo a girare per Cigatto con la C di Cigatto, appunto. Sei. Che la dieta ti sia amica, Cigatto. Sto pure in silenzio, guarda. Ok, bene, cosa dire di più? Che è nata il salmone! Grazie Nathan, intanto ci sono messaggi da eliminare, non mi piacciono questa violenza. Grazie Nathan! Ah, ma io mi dimentico di rinnovare punto 39 come gli anni di Cristo se fosse vissuto un po' più a lungo. Esatto. Grazie Nathan, 39 mesi. Aia, Ricky? Cosa tu vuole che io faccio di te? Tu mangia? Tu vuole di polpetta? Schemone. Vabbè. Io mi dissocio. Grazie Nathan, 39. Cigatto, la dieta di Zabti a te. Sì, guarda, sicuramente. La famosa teatrale del 2018. Cigatto, mi spiace, sì. La dieta questa volta mi digiuni 0 punti. Alan,
te solo cose belle, va bene? Per te solo cose belle, quindi con la A di Alan andiamo a girare la ruota. Un bel jolly, eh? Un bel jolly per Alan, eh? Perché è giusto che sia così, non gira. Perfetto, aspetta. Si è rotta la ruota? No. Si parte alla dieta, quindi. Per buon Alan, eh? Un bel jolly, ciao Uccirinni. Ciao. Jolly è passato. Un bel pollo per Alan, va bene, va bene. Enigmista 4000. È giusto che sia così. Giusto così. Sì, la ruota non te è amica, cigatto. Non, io non ci posso fare nulla. La ruota non ti è amica. Come stai, Witch? Come ti senti? E pollo è buono, esatto. 4000, Alan. Bravo, bravo, bravo. Vinsero Però battaglia battaglie, grazie. No. grazie alla loro figa. Witchini ti amo. Arriverà un nuovo bot, ragazzi. Già ce l'ho. Devo scaricare la clippino. Sarà una citazione di. Sarà un pezzo di un film famoso per il prossimo bot. Niente, perché stavo venendo verso qua? Niente, se intanto vedete gli addobbi natalizi anche sul coso qua, sul letto. Come stai? Sto meglio, ho fatto riposino che me lo svegliate troppo presto. Bravo, Witch, io sono uscito. Ah, per vostra somma gioia. Tic-tac, ovviamente. Ok, due. Perché è giusto che sia così. Sono andato a comprarmi delle vitamine. Andiamo a giocare, signori, intanto. Abbiamo parlato anche troppo, va bene? Abbiamo parlato anche troppo. Sì, vitamine, vitamine. Questa line non è assolutamente sponsorizzata da Tic Tac. Gusto e freschezza in poche calorie. 200, da 200. 200 confetti già mangiati tutti. Ok? Tutti fatti. Oh. Dormito poco. Andiamo. Dov'è il mouse? Il mouse, sì. Animal Crossing, devo avviarlo di nuovo oggi. Perché ho delle cose da vendere su Animal Crossing. Poi su tutto quello cose di Halloween, tra l'altro giorno 6, 5 c'è l'aggiornamento di Animal Crossing, vediamo cosa succederà. Tu sei un casino, Nathan, no. Va bene, sì. Da un po' che non gioco pure Isaac. Sì, cigatto, hai preso la dieta, a me dispiace veramente un casino, guarda, sì. Ne parliamo poi su Discord, cigatto, dei problemi che hai con le diete. Sì, tu avrai messo su sicuramente un po' di peso, va bene? Quindi ho delle notifiche. Ho delle notifiche in corso. Va bene. Dopo più. Visto, si è mangiato la pizza. Preparare una fattura, aspetta, tu devi stare. Fatturami questo, Witch, va bene? Qualsiasi tipo di fattura che sia. Allora, signori Mario, da un po', no, da un po', da un paio di settimane non lo portavamo, giochiamo un pochettino, scialli. Ci facciamo questa orettina di live, poi vado, uno a finire devo, sto montando le luci Natale fuori, in terrazzo, quindi ho un po' di casino lasciato in terrazza. E poi, vabbè, andiamo. E andiamo, sì, dov'è? Non male. Continua. Continuiamo, siamo a 18 livelli fatti con 7 vite, va bene? Vediamo un pochettino. Tra l'altro hanno più aggiornato sto gioco. Tante potenze. Ludwig van Beethoven, dobbiamo sconfiggere. Aspetta, questo è Mario Micchia. Non ce la faccio più. Aia. Aspetta. No, sono cotto come un pirla. Ciao Luke. Dovevo voler andare a prendere un altro fungo. Sono morto come un pirla. Vabbè. Calme, calme. Poi se questi funghi cadevano. No, i funghi tornavano indietro. Ok. Com'è Luke? Allora, così lo sconfiggiamo effettivamente. C'è un po' di casino in tutto qua. No! Sì!
Sì. Ok. Gravità. Gravità, esatto, esatto, molle. Ce l'abbiamo fatta. Tutto bene, nuovo record, ti va bene, sarà un livello nuovo. Insomma, tutto bene, dai, dai. Io mi riposo un po' facendo così, la vai. C'ho delle gambe che... Li devo picchiare. Aspetta, così. Ce la faccio a fare così? Sì. Questa è gravità totale. Aspetta. Bella, siamo... Allora, lì devo perdere il fiore, tecnicamente. No. Non c'è bisogno. No, c'è bisogno, beh. Devo proprio diventare piccolo, ok. Si è raffreddato, Luke. Io stranamente ancora no. Ok. Ah, ok. È tutto fatto in modo che le chiavi vengano a me. Quante chiavi? Dove devo andare? Qua sopra? Ma non credo il motivo dei pulsanti, tutti questi pulsanti P. No! Ok. Non ho capito, scusa. Guarda, c'è il cane, quello che annulla le minchie. Okay. Non si... La certezza non sei incinto. Oh, Luke, mi spiace. Sapevo che... Dov'è Mario? Scusa. Vabbè, ce l'abbiamo fatta andare. Quanto 2 secondi? Ciao, Nicola. Buon pomeriggio a te. Bentornato, come stai? Sì, sa, tu sei perennemente raffreddato, quindi. Mi stai dire. Figurati, io ogni mese devo mettermi i primi 15 giorni in una specie di spray per la in Italy. Che palle. Anzi, dovrei andare in visita dall'ottolino che ho incontrato. Dall'ottolino da ingoiata. Esatto, vada. Dai, non perdere la speranza, prima o poi fare tanti bei piccoli calamari. Che cosa inquietante. Quanto salto è lungo. Aspetta, c'è qualcosa qua. C'è sicuramente qualcosa qua. Un cazzo c'è, però. Non ci arrivavo più in alto. Fatto visita dall'andrologo. No, Molly, perché dovevi andare dall'andrologo? L'andrologo è quello che... No, lasciamo stare. Fai una battuta di merda, non la faccio. È vero che tu c'hai il coso... Costantino! Tu c'hai il naso di Costantino. Com'è, Costa? Come va? Ma questo è un livello normale di Mario. E io sono un pirla, non so prendere le cose. Vinsero battaglie grazie alla loro figa. Esatto. Crosta culo. Sì. Ma va, con la live non li abbiamo finiti. È proprio un livello di Mario.
Fammi il primo livello. Quanto? Ma non è. Non è. Vabbè, lo so. Sì, Nicola. È andato vicino. Il mungato, ok. Bello, mi è piaciuto. 300, io sono arrivato a fare 383 livelli in difficoltà non male. Tutti in live qua, praticamente. Io sto gioco solo in live. Quanto ci sei voluto all'epoca, Cesar? Quanto ho fatto? 6 mesi di Mario? Per arrivare a quelle cose. Non è. Sempre che riesco a prenotare queste cazzo di ecografie. Ricky, l'ho letto. L'ho letto. Io invece non so se andiamo a fare la terza dose di vaccino già subito oppure no. Ce l'hai anche tu Super Mario Maker, Nicola? Sì, vabbè. L'ho lasciato perché non lo volevo portare più perché... Era una volta a settimana lo portavamo. No, la minchia! Quanto grosso! Bravo, al sotto! Bravo, Fabio! Fabio così! Io sto gioco... Non so giocare la difficoltà oltre la normale. Poi sono livelli troppo anomali. Sì, toccato gravità. Beh, si potrebbe scommettere ogni tanto su come muori la Fabio. Cioè, che comunque è sempre toccato gravità si muore su sto gioco. Minchia. Ecco, toccato. Che devi prendere tutte. Stime parlate, so che ti riferisci, Nata, sei una persona orribile. Luke, sei una persona orribile. Vabbè. È comunque un... È comunque un coso, no? Ragazzi, Super Mario 35 ha lasciato un buco nella mia anima, va bene? E in quella vostra, però... Purtroppo... Ciao, Evil! Bello! Bello! Bello, Ivo. Tu. Oh, ho fatto una morte di merda, va bene? Perdonatemi, devo fustigare. No, Witch! No, no, no. Tutto tranquillo. Sono morto di merda, io. Ma si chiama Lenoob123X. Dio, buono. Come stai, Ivo? Puoi mettere un sui... Scusami. Suino. Cazzo, cazzo. Facciamo o non ci andiamo? Un suino, un suino. Luke ha fame. Sì, così viene spammato. Ma porca puttana. Affanculo. Ho raggiunto check. Sì, no, vai tranquillo, Luke. Mi è sembrato strano. Fiore! Fiore e Tinelli. Cosa ho tirato fuori? Ma dai, 4.000, nemmeno...
culo nella tua bandiera a me. Hai i capelli davanti alla tastiera, hai i tentacoli davanti alla tastiera, tu cretino. Telefono a fame, detto su io. Bel livello però, dai, sono stato io un pirla che sono, ci muovo. A volte correggi direttamente il prosciutto. 23, andiamo. Io comunque sono sempre l'idea che su Mario Maker 2 dovrebbero rimettere la modalità di Mario, del primo Mario Maker, la corsa dei 100 Mario. Questo dovrebbero... Scusami. Porca puttana, cazzo di livello è? Aspetta, io tranquillo. È morto. 20 seconds, sì. 20. Ok. 2. Dici dopo perdere tutta la vita qua. No! Va bene. Ma povero Mario. È venuto quel... No, che posso... Vabbè, ce l'abbiamo fatta. 9 secondi, 899, 6 secondi. Fan... Gaia, sto che minchia. Fatta. Andiamo. Let's go. 9 secondi e quanti contorni? No, più di 6 che contorni. Io... I contorni non mi piacciono. Va. Macchina. Pipi, pipi, pipi. Ah. Pipi, 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 pipi. Porca puttana. Forest Sky. Non avevo proprio letto, no. Ma ancora nel 2021 ci sono gente, bot che spammano sta stronzata di... Vuoi diventare famoso? Dammi 250.000 euro. Sarai il presidente degli Stati Uniti d'America, amici ascoltatori. Fabio! Che cazzo? Eh? Allora, livello, tu non piaci a me, io non piaccio a te. Sì, ma qui ci siamo, ok? Però, allora, facciamo con calma. Esatto, io. Vaffanculo, l'ho toccato con un laccio di scarpa, l'ho toccato, dai. Sì, sa, perché adesso hanno messo il fatto che un utente che arriva per la prima volta nella tua chat viene segnalato così, cioè sta partecipando per la prima volta al tuo streaming. Wow, bellissimo. Ci sarà qualcosa qua? Visto che c'è qualcosa. Ah. No! Pi-pi-pi-pi-di. Sì. Chi è? È arrivato Liezza, ovviamente. Chi può essere Ruth in botte? Parla già. Ma ancora sta scamata i con posso prendere altri punch pa pare a ma vuoi sense rami. Ma IoT Iran Kiol Parukka DI Trump at so. Liezza, se tu arrivi. Allora, se tu arrivi agli Eole Nobili, Liezzard, non è colpa mia. Ciao, cigatto. Come, perché fai a pranzare che hai preso la dieta? Ah no. A dopo. Ciao, buonasera. Ciao, sì, buonasera, buon pranzo. Ciao, Liezza. Effettivamente dovrei aumentare di un altro. Vai a mangiare, cigatto. Vai a mangiare.
Allora, questo qua. Ho sbagliato! Ho sbagliato tutto. In pieno. Segnami questo, cicatto. Mo? C'è della stronzaggine in questo livello. Puttana merda. Ciao, ci buon pranzo. Dio mio. Dammi il maglio piuma, che non so mai usare. Ok. L'abbiamo fatta. Cosa c'è qua? Vabbè. Dai, dimmi tu se quella stella non è una paraculata al finale. Vabbè. Una vita. Per 6,70, vabbè. Ezza. Come suove voce. Venticinque livelli fatti. Due vite. Oppure due, Mario. Vamos, 25 è veramente tanto. Red Pies. Pies. Accetto. C'è qualcosa qua? Sì, c'è un mini pause. Aspetta, vero? Porco. No! Aspetta che scendo giù totalmente. Lo ridai. Che cazzo vuoi tu? Ah no, non entro. Devo sconfiggere Bowser Junior per caso. No, non credo proprio, quindi andiamo. Qua, Fabio qua. Quanti tubi in aria? Qui c'è un molla parte quel. Ah, forse ho capito. No. C'è un problema qua. Ok. Sì, quello sì. Hai visto? Ma come sono tornati qua? Proprio sai cos'è? Non ci sono checkpoint. Tubi in aria, come disse lo sto... Cazzo di butta! Sta palla di Bowser. E che cazzo? Tutti qua. La porta dov'era? Tu sei un pezzo di culo. Perché c'è sto coso? La porta era all'inizio, ok.
Aspetta, ma l'inizio dov'è? Qua. Minchia. Ok. Cioè, non si vede un cazzo, che ansia. Ciao, Crosta, buoni corsi. No, porca troia. Mi è caduto. Povero Mario. Nemmeno fargli fare la fine che merita. No. 3 minuti qua, su 1:34. Anche io, Nicola, un livello che ho fatto io, faccio fare una brutta fine a Mario. Anzi, devo andare a vedere che livello è. Fatemi pensare che prima che finisco la live controllo i miei livelli. Non mi ricordo più, l'ho pubblicato quando è uscito Mario Maker 2. Hard. Discount. Che minchia. Eh? Va bene, Nicola. Non lo so usare sto coso. E niente, fita qua. Cosa cercare di fare saltando lì? Non lo so, Luke. E se riparte da zero. Allora, andiamo a vedere una cosa. Allora, è un pesce, esatto. Allora, io questi sono i miei livelli pubblicati. Neanche di Mario. 28 giugno 2019. Madonna. Stipami questo è il massimo. Però è stato giocato veramente poco. Stipami questo, ma va. Ma questo è mio. Questo è mio, sì. E l'ho chiamato così. Allora, dovrebbe essere... Non mi ricordo questo. Che cazzo di livello è questo? L'ho fatto io, non me lo ricordo più. Addirittura è capitato in competizione questo. Bene. Benissimo. Per i commenti non si possono vedere, perché? Scusami, sto sbagliando io. No, livelli pubblicati. Perché? Perché c'ho i livelli? Perché ho bloccato i commenti io? Non è vero. Vabbè, sono stato. Hanno cambiato qualcosa e hanno bloccato. Hanno cambiato le cose. Vogliamo farne una partita in difficile? Voglio farmi del male. Mi credo che è 4, ma non ce la farò. Ah. Hello, Super Hammer! Martello. Per la moneta? Ah, aspetta. Mario caga le casse. Bravo Fabio. Va bene Fabio. Bentornato C. Un'altra.
Mio Dio, mi sono cagato. Ah, perché adesso devo giustamente devo... Cosa c'è di difficile? Procede che abbiamo... Oh. Ah, oh, questa cosa non sapevo. Che se posso comprare il tuompo. Wow. Non lo sapevo sta cosa. È che abbiamo perso, C, quindi sto facendo così però una run in difficile. Cos'è caduto addosso? Solamente un martello. Minchia. Beh, mi ricade, vediamo. Va bene. Sì. Veloce. Ah, vabbè. Questo lo fa così. E che devo fare? Mi son perso qualche passaggio. Aspetta. Ok, sì. No, no, vero. Dovevo cagare una cassa che questo Mario fa. Questo Mario cammina abbassato, cosa che non mi ricordo mai. Aia. Non mi ricordo sempre le dinamiche dei Mario io. Mi colpisce in de... No, cazzo, non è sempre. Che cazzo! Forse sono troppo messo questo probabilmente male. Ho dei dubbi su come fare qua. Aspetta, forse ci vado per vedere se riesco a buggare. No, esatto, forse devo saltare e martellare. Esatto. Per forza, ci provavo con... Esattamente. Eh sì, Nicola. Ci sono arrivato un po' di tempo dopo. Ciao! Mo sali, vero? Ciao. Minchia, non l'avevo... Sì, ma io non vedo. Non vedo. Non vedevo. Quindi è sotto, ok. La prima volta che moriamo per essere un livello difficile. Prospettiva, prospettiva, canaglia, no.
quanto lontano. Ok. Sì, vabbè, quello sì. No! No, raga, questo pezzo non ce la farò mai. Ce la farò mai. Non ce la farò mai. Grazie, Yuko. Bene, sono morto. No! Seconda parte è ostica. Luke! Va bene che le sto guardando solo io ste cose. Ma non sapete Luke cosa sto facendo. Pezzo pure no, esatto. No, no. Sto usando i suoi poteri di mod. Cazzo, ma dove è andata la terza? La terza cassa si è infilata sotto. Quello è poi zuppettina comunque. Sì, 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 tu puoi attivarmi tutto quello che vuoi. Oh, difficile, io lo sto facendo, un po' per guardare dei livelli più particolari. Ciao. Madonna. Oh, ma sembra, portiamoci a questo. Porco demonio cornuba, sì, sì, è scivolato, cioè, che cazzo c'ha? Che cazzo c'ha la scivolizia? Minchia. Minchia. È scivolato, shush. Ma è un problema di freni, urlo le. Ah, ma è ritornata qua. Ma... Luke? Per me va bene quello, puoi farlo Luke, te lo autorizzo. No, no, Nicole, è ben fatto. Lì è solo il mio problema che non sono bravo nei livelli difficili. Io vedo gli streamer americani che seguo di Mario Maker, pelati, che giocano livelli che io li guardo, salto a destra e a sinistra tra... tra muri e cose che... Se... Dodo, Giorgio, Giorgio, Giorgio.
No, Lewis. No, no, Ricky, quella streamer che il nostro buon Luke ci pubblica ogni mattina con i suoi buongiornisti. No, 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 no. Hm? E mi come, no? Porco demonio cornuto. Si alza un bel po'. No, sbaglia. Siamo arrivati dove non eravamo mai arrivati prima. Scusa, dove devo andare io? Ma troppo lungo. Eh sì, Witch, da là non si andava. Da lì era solo un'area potenziamento. Scivola, Mario. Scivola. Nel 2021. Buon pranzo, Nathan. Sì, Diocco, dovevo salire. Ma sei scivolato. Sicuramente dovevo creare con i cubi qui, con i cazzi. Dov'era il tubo, scusa? No, il tubo faceva cadere solo il potenziamento, Witch. Non c'entra niente, quello è un tubo di potenziamento. Diciamo che potendo ipotizzare come sta svolgendo il livello, quelli sono solo tubi di potenziamento. Come dice Nicola, non è un brutto livello, cioè difficile ovviamente, è modalità difficile. In modalità difficile magari sono livelli abbastanza lunghi, complessi. Però là sopra un checkpoint io l'avrei messo. Però credo o abbia raggiunto il limite dei checkpoint permessi dall'editing. Il fuoco brucia, senti. Come la catalana. Se sbaglio qua, le casse già devo mettere. C'è quel cazzo di coso che mi dà fastidio. La prima cosa che devo andare a fare è uccidere quel. Quel tartosso volante, mi veniva il nome. Sì, devo per forza ucciderlo prima. Perché mi impedisce di mettere la cassa dove voglio io. Il problema è Luke, si perde te. Cioè, il problema. Vabbè, sì. Oh, non dovrebbe tecnicamente rompersi sta cassa. Ok. Ma io non ho nemmeno bisogno di andare qua, effettivamente. Ok. Ok.
Ok, sono arrivato al massimo che posso. Calma. Scusami. Minchia, il tubo era giusto. Ho paura però. Ho una chiave. Allora, il tubo era giusto. Avrei finito il livello quindi se seguivo Witch. Qua è tutto sto bordello per prendere la chiave. Adesso voglio vedere che cazzo succede. Vita. Porca troia. 20 minuti ci sono stato. I 2 minuti 11 secondi è una sonora bugia questa, no? GG Sabani. Mamma mia, che bel livello però, eh? È piaciuto. Difficile. Cioè, abbiamo perso tutte le vite, siamo partiti con 15, ma... Per prendere... vabbè, perché comunque... siamo partiti con 15 vite, eh? Ne abbiamo solo 6. Proviamo, dai. Tanto è puro mero divertimento e poi possiamo pure chiudere per me. Abbiamo fatto una live al momento per recuperare quelle saltate e via della raccolta. Cosa succede qua? Dovevo fare un qualcosa con quella cosa. Allora sicuramente dovevo fare un qualcosa con quella tartaruga. E secondo te? Io adesso ho ristarto il livello prendendo una vita per cosa? Questi sai cosa era probabilmente? Prendere quel guscio e tirarlo da qualche parte lì, in quella parte del muro. Ah, mi ricordo qua questa cosa. Cosa succede? Cosa cazzo? Ciao, sì, buon luccheraggio. Vai tranquillo, tanto tra un po' chiudo. Io tornerò probabilmente lunedì adesso. No, che domenica pomeriggio non riesco. No, che domenica pomeriggio non voglio fare una live. Omega Fredo si chiama. Omega Lul. No. Qui possiamo accelerare. Ci piace perché... Gliela faccio io un audio per Cigatto. Vai tranquillo, Alan. Tu puoi fare il cazzo che vuoi, Alan. Sempre comunque. Qui si muore adesso. Vedi, si fa così. Minchia. Così. Sono cagato. Non si può giocare però dovendo, rischiando di morire mozzicati da una pianta minchia lì. Sono cagato.
Va bene. Peccato un pezzo dove c'è. Effettivamente la P fa vedere. Belli horror. Perfetti per Halloween, no? Tra l'altro ho visto che lui che ha fatto Layers of Fear. Ah sì, mi ricordo di quel gioco. Quando l'ho portato anche io. E però giustamente. Sì. E allora? Minchia! Checkpoint. Beh, porca puttana! Dai! Ti prego! Sei stato tranquillo, non mi puoi far cadere un tuompo addosso! Hai a fare in culo! No, la bandiera! Calmi tutti, fermi tutti. Uno, due, tre, sega. Va bene. A culo. Ce l'ho fatta. Cazzo di livello. Ah. Va bene. Un minuto e 40. Mi è piaciuto però, eh. Bello, bello, bello. Vada, veramente bello che faccio così. Bello. Ma non si può più commentare un cazzo, una minchia. Ma secondo me hanno proprio abolito sta cosa dei commenti. Come al solito Nintendo fa una cosa e poi ne toglie 7. Signore, due vite. Sì, ho fatto il record, ma bisogna capire se. Fatemi rodare, fatemi controllare questo livello quando è stato pubblicato. Appena muoio. Voglio vedere se ha fatto il record perché è un livello nuovo e sono stato il primo livello giocato o meno. Gigi Saban. Ah. Pirla. E mo? Ah. Ah. E mo? Raga. Aspetta. Aspetta, ho capito. Però ho veramente poco tempo adesso. Ma che bastardo di merda poi. La tua famiglia lo picchiava da piccolo quando ha fatto sto coso. Non si può. Non si può. Ma ho una vita, ragazzi, non la voglio sprecare, mi spiace. Probabilmente c'è il trucco, tipo probabilmente correndo velocemente. Però per lui scende giù. La Gigi Taguardo dovrebbe eliminare almeno un torci blu, che avevo letto torci umbriaco, una cosa del genere. Ah. Come lo elimino? C'è un modo. Pirla! Pirla di merda! Pirla di merda adesso! Andiamo a vedere quel livello!
Vediamo come. Livelli giocati. Allora, questo è il bello che ho messo. No, è stato pubblicato il 27 luglio 2019. Addirittura. 269 volte è stato giocato il livello, con 17 vittorie praticamente, con una percentuale di successo del 6,31%. Culo, ragazzi. Culo. Quanto resterà? Non lo so. Allora, per chi vuole, dovrebbe esserci il mio ID di Super Mario Maker. Punto esclamativo. Vediamo se ce l'ho qua. Switch. No, sì. No, questo è codice amico. No, sì, vabbè, se volete aggiungetemi. Dovrebbe esserci un codice. Battle tag. Control M, community. Non ce l'ho, devo metterlo. Il mio codice... No, 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 non c'è più, significa. Dove lo vedo? Dove devi vederlo? Duke, tu ti ricordi dove si vedeva il codice di Mario? O no? Bastava questo. Non mi ricordo più. Non mi ricordo, ragazzi. Dovevi avere il codice... Non mi ricordo. Perché tu ce lo sveglio ce l'hai per giocare i tuoi livelli, non mi ricordo più. Vabbè, ve lo passo quando lo trovo. Ciao Abba. Bello. Abbone. Vabbè. Appena lo trovo, in caso ve lo passo per giocare i miei livelli. E invece, se volete aggiungermi, aggiungetevi. Non è assolutamente un problema. Signori, non voglio chiudere. Finiamo con Mario. Però ci facciamo due o tre partite a Tetris, così potete scommettere e vi fate i punti. Dai. Con Mario abbiamo finito, sono contento. Mi rilassa Mario ogni tanto. Poi devo andare a giocare ad Animal Crossing. Tra l'altro Splatoon dobbiamo fare ritorno, l'altra volta è andato pure bene Splatoon. Come stai, Abba? Tutto bene? Facciamo proprio due di conto, adesso sono le 2.35 e devo finire un po' di robe in casa. Andiamo a giocare un po' di Tetris. Che da un... veramente da tanto che non lo giocavamo. L'abbiamo fatto l'altra volta, dopo veramente mesi. Bravo, scommettete ragazzi. Fatevi i punti che poi potete usare per giocare per la quota. Ho finito di lavorare, bene, tutto bene. Io invece lavoro il 2 pomeriggio e il 3 mattina. E basta per il momento. Ho comunicato che dal 27 dicembre sono in Veneto. Quindi ho comunicato al lavoro che non mi devono chiamare la settimana di Capodanno. L'avevo detto in live. In compenso lavorerò la settimana di Natale. Quindi là le spostiamo alle 3 di pomeriggio, ovviamente. Le facciamo la settimana di Natale, dobbiamo farlo. Perché poi probabilmente le live non le farò per un... No, penso di poterle fare dal Veneto, da casa di Pollo. Quindi saranno live... Poi vediamo come, stanno là in particolare. Perché là non ho i miei giochi. Porterò la Switch, ma non credo che Pollo abbia la scheda di acquisizione per poterli streamare. Sì, buchi, Luke, vai il tanzollo. E viva sempre Buki.
Scusate, lo sapete, poi non parlo su quando gioco a Tetris. Cioè, non, più che se non parlo, non vi, ovviamente non vi leggo. Non mi stanno aiutando i pezzi. Tua sorella, ma dove si è messo? Vaffanculo. Ciao, Luca, buon lavoro. 51esimo. Che palle. Che palle. Che palle, ragazzi. Se non ho capito, Witch, devi stare calma. Non ti devi far capire tanto. Grazie Nicola per aver gioito per le mie sconfitte, la prossima vi farò vedere io dove arrivo. Ecco, già, scommettete sicuro sull'altra. Sì, sì, ne faccio un'altra, poi chiudo. Una o due basta, poi chiudo. Più di tre non ne facciamo sta live. Appena si sta riapre i pronostici, ragazzi, iniziamo. Vi faccio scommettere un pochettino e poi... Falla breve, si sa se puoi. Non so quanto è. Vabbè, dai, la prima è di riscaldamento. Ok, adesso scommettete giusto, eh. Che tenterò di arrivare abbastanza in alto. 2 minuti in minimo, ok. Guarda, tra un po' faccio partire la lobby. Ciao Lina. Ciao. Com'è Lina? Come stai? Tanto partiamo. Sì. Sapete cosa? Non ho provato Pac-Man. Pac-Man 99, non l'ho ancora minimamente toccato. Te lo faccio vedere, non l'ho mai fatto. Bene ma non benissimo, va bene. Devi vedere una cosa intanto. Guarda, non lo voglio già quel pezzo. Bravissimo Fabio, ha messo. E c'è lo che sì, la fusione, madonna. C'è lo bianco, c'è... no. Vabbè, perdonate ragazzi, sì, so. Perdonate io un errore ogni tanto per ragazzo. Pirla! La P di pirla. Ah.
un po' che non facevo kaboom. Vabbè, per forza ragazzi, non avevo dove mettere. Va bene, Lino. Ah, Lina, lo sai che sarò a Roma comunque per fine anno, vero? Non sarà una... Specialmente il ritorno sarò un paio d'ore a Roma Termini, eh? Quindi mi... Quindi chi è di Roma? Possiamo vederci anche se... Non per tantissimo. Poi quando avrò tutti gli orari ve lo faccio sapere. Perché io poi parto da Padova al pomeriggio, arrivo a Roma se penso alle 6 e devo stare fino alle 8 a Roma Termini. Anche se probabilmente sarà un orario un po' scomodo per... Perché prendo il treno notte di nuovo da Roma per tornare in Sicilia. Scusate, capitemi che sono leggermente concentrato. No, perché hai fatto sta stronzata?
Fanculo. Fanculo. Sesto. Bravo Nicola, che scommesso giusto. Ho sudato. Oh ragazzi, prima o poi arriverà la vittoria. Prima o poi arriverà. Che ansia. Che ansia, ragazzi. Che ansia. Sto gioco, io prima o poi quando arriverà la vittoria non ci crederò mai. Non ho mai vinto a 99. Mai, ok? Mai. Primo, da quando è uscito, quindi vedremo un pochettino quando, se prima o poi ci sarà. Ma vi ricordo, il miglior piazzamento è stato secondo. Lì letteralmente sono mangiato le mani. Ma comunque, signori belli, che dire, finiamo qua, ok? Come sapete sto avendo problemi, stiamo raccogliendo le olive, quindi le live possono saltare, eccetera eccetera. Vi chiedo scusa, le live torneranno a pieno regime al più presto. Vi ricordo, giovedì 4 novembre ci sarà il rework grafico del canale, quindi vi aspetto giovedì 4 alle 13:30, dove presenterò, vi troverete sotto una veste grafica totalmente nuova, totalmente nuova, totalmente inedita, perché ripeto, è disegnata da Lefry, appositamente per il mio canale, quindi non è un qualcosa di comprato che potete trovare ovunque. Quindi mi raccomando, vi aspetto quindi il 4. Prossima settimana spero di continuare a ritornare con la scheda normale, cioè all'1:30 del pomeriggio, e poi durante qualche live serale che può esserci. Vi avviso sempre sul canale Telegram. Facciamo raid a Karim, sicuro. Guarda, andrei dalla parte. Fammi aprire Twitch, vediamo chi c'è. Quanta gente, tra l'altro. Perché c'è molta gente. Andiamo, vi porto da Liesa che gioca al gioco noioso. World of Warship. Signori, grazie mille a voi per esserci stati. Raid Liesa. Grazie per esserci stati, grazie a Nathan per aver fatto 39 mesi di sub, grazie mille, grazie a voi per avermi seguito. Vi aspetto domenica, ci sono i Control M, mi raccomando, alle 21, anche se io non ci sarò in quella live, però seguite Control M, tutti gli altri lo sapete gli orari. Domenica pomeriggio forse tenete d'occhio il canale Telegram, magari domenica pomeriggio recupererò un po' di live facendo qualcosa. State in campana, tutti da Liesa, non faccio partire la sigla finale, lasciate state tranquilli. Ciao signori belli, buon fine settimana, statemi bene.